Possiamo iniziare, se vi accomodate tutti. Grazie, buonasera e benvenuti al Teatro Erios. 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per questa occasione noi proponiamo uno spettacolo unico e inedito. Uno spettacolo che dal 2013 sta girando in tutta la nostra penisola per far parlare uomini comuni. In Piemonte è stato realizzato a Torino, a Pinerolo, e questo è il terzo appuntamento qui proprio al Teatro Erios. Lo spettacolo, dal titolo Manutenzioni uomini a nudo, è tratto dal libro Uomini che odiano e amano le donne ed è scritto dalla giornalista Monica Lanfranco, a cui do il benvenuto e un caloroso saluto ringraziando per il pubblico. Perché ha allestito lo spettacolo con attori non attori, in quanto sono persone che esercitano tutta un'altra professione e che ringrazio, adesso sono dietro, qui, dietro alle quinte, come si dice in gergo teatrale, e li ringrazio perché è uno spettacolo, loro sono prestati a portare avanti per questa serata questo momento, dedicando il loro tempo libero, e noi sappiamo che peraltro tra gli amministratori pubblici il tempo libero per noi è sempre poco. Ringrazio le amministrazioni comunali che hanno aderito a questo progetto, e in questo caso sono il Comune di Bioglio, il Comune di Trivero, il Comune di Candelo e ovviamente il Comune di Migliano, perché sono rappresentati in modo fattivo qui nello spettacolo. E vedremo il sindaco di Bioglio, il sindaco di Trivero, vice sindaco di Candelo e due consiglieri comunali della nostra amministrazione. Saluto anche la sindaca Mariella Biollino, che è qui presente nel pubblico. Però prima vorrei ringraziare soprattutto, insomma, una persona che con la sua tenacia, con la sua volontà, con la sua sensibilità e determinazione è riuscita a far approdare questo spettacolo qui a Vigliano, ed è qui vicino a me, della consigliera comunale Flaviana De Sorgus. Ho lavorato per parecchie settimane, vado a dire, questo spettacolo era già nato prima dell'estate, quindi insomma l'impegno è stato notevole. Io adesso passerei la parola a Flaviana, che entrerà nel dettaglio ovviamente anche dell'evento e dello spettacolo. Vorrei però augurare a tutti voi un buon ascolto e una buona visione. Vorrei però ricordare e dedicare questo momento alle donne che hanno subito violenza, alle donne che con tanto dolore riescono a raccontare la loro esperienza tristissima, ma soprattutto a coloro che non possono più raccontare nulla. Bene, io spero che questo messaggio esca da queste mura e si unisca a tutti quelli lanciati in queste giornate, per far aumentare, per far crescere quello che è il rispetto dell'uomo nei confronti della donna. Grazie, buona serata. Benvenuti. A nome di tutta l'amministrazione, mio nome. È un grandissimo traguardo avere comunque il teatro pieno, non per il gusto di dire che c'è stato il tutto esaurito, ma perché vorremmo che questa serata, questo evento non sia fine a se stesso, ma riesca a suscitare in ognuno di voi dei pensieri, delle emozioni, anche dei dibattiti. Come amministrazione abbiamo voluto celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con questo spettacolo che appunto per la prima volta vede sul palco degli uomini. Uomini che hanno accettato con serietà ed impegno di portare il loro corpo e la loro voce, parole di altri uomini, parole e pensieri capaci di far commuovere, emozionare, indisporre, ma anche di far sorridere. Ma soprattutto parole, voci di uomini, quegli uomini di cui si sente la mancanza, la partecipazione, la condivisione,
perché il problema della violenza contro le donne non è solo un problema delle donne, è un problema che riguarda gli uomini sopra di tutto. Si tratta di mettere in pratica con un gesto concreto quella rivoluzione culturale di cui tanto si parla, e la rivoluzione qui oggi la possono fare solo gli uomini per gli uomini, affrontando un percorso di liberazione simile a quello che ha portato noi donne all'emancipazione. Perché è vero, le leggi ci sono, il problema è educativo, ma la voce delle donne da sola non basta. Accanto a noi donne ci devono essere gli uomini. Nel 2015 sono 128 le vittime di femminicidio, nel 2016 siamo arrivati dall'inizio dell'anno a oggi a 116, solo nel mese di ottobre 5 femminicidi. E quello che ci viene riportato dalle cronache è solo la punta di un iceberg, sono le situazioni estreme, perché la violenza domestica, quella fatta di insulti, soprusi, minacce, percosse, è considerata ancora un fatto privato, un problema da risolvere all'interno della famiglia, perciò ancora molto sottostimato. E non pensiamo che come terra biellese la cosa non ci riguardi. I dati del punto d'ascolto antiviolenza non si sola di Biella, di cui io faccio parte come volontaria, riportano fino a luglio 2016 30 passaggi, senza contare i dati degli altri soggetti della rete. Procura della Repubblica che dichiara 71 denunce fino al 17 novembre, o altri enti come il Pronto Soccorso, Forze dell'Ordine, Casa Rifugio e altre associazioni. Le donne che chiedono aiuto sono di diversa età e cultura, di diverso livello economico e sociale, con figli, senza figli, italiane, straniere, dipende. Quello che le accomuna è che nella stragrande maggioranza dei casi subiscono o hanno subito violenza dai mariti, compagni, fidanzati, ex. Uomini con i quali molte di loro hanno condiviso una vita e più delle volte sono i padri dei loro figli, coinvolgendo gli stessi figli a vivere situazioni traumatiche, perché la violenza all'interno di una famiglia, denominata violenza assistita, coinvolge sempre i figli. I segni del dolore e della sofferenza sono meno evidenti e clamorosi, ma non per questo non ci sono. Sono profondi e duraturi, impressi dall'aver assistito direttamente o indirettamente alla violenza sulle proprie madri. Ma fortunatamente la maggior parte degli uomini ama le donne e ne ha cura. Perciò questa sera mi rivolgo a voi uomini che di fronte a questa violenza vi sentite colpiti nel profondo, a voi uomini che sapete amare davvero. Spiegatelo voi a quelli che pianificano vendette fisiche e psicologiche contro le donne, che dicono di amare follemente la compagna, moglie o fidanzata. Qual è la differenza tra passione e ossessione, tra amore e possesso, tra rispetto e subdola coercizione? Spiegateglielo voi che potrebbero essere stati cresciuti male, senza essere stati educati a gestire rifiuti e frustrazioni e che avrebbero bisogno di aiuto. È nel percorso della quotidianità delle relazioni tra maschi che dobbiamo ottenere che gli uomini si interrompano l'un l'altro. Abbiamo bisogno di più uomini con il coraggio, uomini che provino a sfidare altri uomini a cambiare il linguaggio, interrompendo discorsi sessisti, battute degradanti o moleste verso le donne, perché sorridere o far finta di non aver sentito è comunque una forma di consenso e di complicità. C'è bisogno di uomini che si impegnino personalmente a non tollerare atti di violenza, a non giustificare chi li commette, a non rimanere in silenzio, a contestare gli uomini per porre fine alla violenza. E questo lo dovete a noi donne, ma anche alle nostre figlie e ai nostri figli. Lo dobbiamo anche ai giovani che stanno crescendo in situazioni in cui non hanno scelto di essere uomini in una cultura che dice loro che la virilità è essere e comportarsi in un certo modo. Non hanno fatto questa scelta. Noi che possiamo scegliere abbiamo l'opportunità e la responsabilità anche per loro. Con manutenzioni a nudo ci verrà offerta la possibilità di cambiare punto di vista, lasciando il microfono aperto agli uomini.
E questo lo dobbiamo, come diceva appunto Cristina, grazie a Monica Lanfranco, che è appunto una giornalista, fondatrice del trimestrale Marea, formatrice sulle differenze di genere e sul conflitto. Da cosa nasce questo spettacolo? Monica Lanfranco gestisce un blog sul Fatto Quotidiano, ha lanciato 6 domande su virilità, sesso e violenza, ispirata dall'analogo lavoro della giornalista del Guardian, Lori Penny. Ha raccolto 1800 risposte da queste 6 domande, date da 300 preziosissimi interlocutori, tutti rigorosamente anonimi, che sono raccolte in questo libro, appunto, Uomini che odiano, cancellato, amano le donne. Chi volesse poi averne una copia, fuori in un tavolino ce ne sono delle copie in vendita. Ne è nato appunto un progetto di teatro sociale, unico, inedito in Italia, che sta facendo il giro della penisola. Sulla scena si dà appunto voce ad una parte maschile rispetto a quella tragicamente presente nella cronaca nera o nell'ordinaria e ottusa rappresentazione televisiva. Non si tratta infatti di soggetti caricaturali, ma di voci normali, riconoscibili, che dicono ciò che solitamente non viene detto apertamente, in una comunicazione che arriva diretta all'ascoltatore e che speriamo non possa rimanere indifferente. Bene, io ho finito. Da parte mia porgo un ringraziamento alle associazioni che sono qui presenti, Non Sei Sola, Voci di Donne, Se Non Ora Quando, Pavio, Donne Nuove, che hanno aderito a questo evento. Ringrazio Flora Art di Vigliano, che ha allestito l'entrata del teatro, e a Marcello Quinci, che farà delle riprese. A fine spettacolo ci sarà la presentazione di tutti gli attori protagonisti. Vi auguro una buona serata.